Sono Carolina, ho 22 anni e mi sono appena laureata, laurea triennale in scienze linguistiche all'Università Cattolica di Milano e ho deciso appunto di svolgere un tirocinio in Cina per periodo di 2 mesi qui a Shenzhen. E il settore in cui lavoro è appunto organizzazioni non governative e social work. Da quando ho iniziato con il tirocinio lavoro presso un centro di ricerca che si occupa di progetti di miglioramento del sistema sanitario nelle zone rurali della Cina e attualmente diciamo che faccio parte di un team di ricercatori e mi segue appunto un supervisore e sto collaborando appunto con loro a fare lavoretti di ricerca, traduzioni e attualmente stiamo lavorando diciamo ad un progetto per cui appunto che porterò a termine alla fine del mio tirocinio. Sono molto soddisfatta perché comunque sto imparando tante cose nuove, l'ambiente lavorativo è diciamo che insomma è eccezionale, i colleghi mi hanno aiutato sin dall'inizio, sono molto gentili e anche il mio supervisore insomma mi segue e insomma, mi aiuta parecchio. Ovviamente ci sono state delle difficoltà all'inizio, soprattutto da un punto di vista linguistico, però diciamo che successivamente, insomma, si riescono a superare. In generale sono abbastanza soddisfatta, insomma, dal lavoro del team di CRCC Asia, perché sin dall'inizio, appunto, come ripeto, insomma, tutto il team segue noi tirocinanti sempre, costantemente, insomma, veniamo comunque. Ci viene chiesto sempre come ci troviamo, come sta andando la nostra esperienza. Direi che come accommodation, cioè non posso lamentarmi perché mi aspettavo anche molto peggio. Diciamo che loro ti preparano gli standard cinesi, che ovviamente okay, non sono come quelli europei, però diciamo che insomma non mi lamento. L'area in cui mi trovo, la città è bella, vivibile, l'area in cui mi trovo anche, abbiamo tutte le comodità vicine. Gli eventi che comunque CRCC Asia organizza sono molto interessanti, sono un'opportunità per vedere gli altri tirocinanti che sfortunatamente durante la settimana non è facile incontrare perché ognuno di noi poi ha tutti i diversi impegni e appunto poi come dicevo anche il supporto che comunque abbiamo dal team di CRCC Asia è comunque sempre costante e ottimo, quindi per qualsiasi difficoltà insomma non ci viene negato l'aiuto, ecco. Nonostante lo shock iniziale che c'è sempre, perché comunque appunto ti trovi in un ambiente completamente diverso, successivamente invece poi diciamo che col tempo ti abitui e quindi insomma i cinesi comunque in generale sono molto gentili ed è vero che comunque cercano di farti sentire a tuo agio. L'unica difficoltà ovviamente è la difficoltà linguistica perché non potendo, insomma, si ha comunque difficoltà a comunicare con loro, non conoscendo la lingua, però si riesce comunque a superarla perché comunque si dimostrano. Le persone qui si dimostrano sempre comunque disponibili a cercare di capirti e di comprenderti. La cosa che mi mancherà di più è appunto il fatto di vivere, di fare le cose insieme. I cinesi, rispetto a differenza di noi, direi quasi occidentali, insomma europei in generale, noi siamo, è vero che siamo molto più individualisti, pensiamo a fare le cose, diciamo, da soli, ma che è una cosa insomma giusta, a cui comunque siamo abituati nel contesto in cui viviamo. Cinesi invece hanno questa idea di, cioè sottolineano tanto il fatto di fare le cose insieme, quindi di mangiare insieme, di trovarsi, uscire insieme e anzi il fatto di fare le cose da sole è quasi visto non male, però comunque insomma non bene. E infatti questo l'ho visto soprattutto anche nell'ambiente lavorativo in cui siamo un team di ricerca e si sottolinea tanto questa cosa, il fatto che il frutto del lavoro non è il frutto del lavoro del singolo, ma è appunto il frutto del lavoro del gruppo.